Amici italiani e non fan della community di Titanic 21, finalmente a distanza di un anno Stiga ha rilasciato la versione del Cybership in versione solo legno. Eccolo qua, ringraziamo la TT Planet e Stiga per averci fornito questo campione di test. Allora, a differenza dello Cybership Kyreborn, sicuramente questo Cybership solo legno è più maneggevole ed è più facile. Si comporta molto bene da vicino, vicinissimo al tavolo, ha una grande sensibilità e un grande tocco e si riescono a fare molto bene sia i colpi in controtop sia in fase di blocco. Il player risponde molto bene. Ho trovato invece leggerino questo telaio per quanto consente, diciamo, un gioco dalla media lunga distanza. Bisogna essere veramente messi molto bene con le gambe, sennò ha quasi l'effetto di avere un telaio semi morto. La palla fa molta fatica ad uscire dalla media lunga distanza, specialmente quando bisogna fare colpi molto lavorati o anche in fase di controtop dalla lunghissima distanza. Questo Cybership solo legno secondo me è un feeling pazzesco. Il suo punto forte è sicuramente il block, grazie allo sweet spot aumentato dato dalla forma del telaio. Si può fare benissimo un gioco passivo dando palleggi tagliati lunghi, aspettando le aperture dell'avversario e spingendo forte in blocco, un po' alla Truls Morgard, e con questo telaio si riesce a fare benissimo questo gioco. Domenica tutto a posto. Questo telaio, non essendo molto veloce, secondo me si sposa molto bene con gomme dure intorno ai 50 gradi, ma anche più dure. E mettendo le gomme con una durezza inferiore ai 50 gradi si ha invece un controllo molto molto buono. È un telaio da un prezzo accessibile, a differenza dello Cybership Carbon, che comunque è un telaio costoso. Si trova a 120 euro lo Cybership Wood, telaio che consiglio per i giocatori da una quinta a una terza categoria medio forte.